Salve a tutti ragazzi, io sono Marucco e benvenuti nel nono episodio di Harry Potter e la pietra filosofale. Nello scorso siamo andati a fare compere e anche mille avventure a Diagon Alley. Siamo riusciti a curare Norberto, ma Charlie Weasley l'ha portato in Romania. Siamo stati scoperti da Lame Granit, che ci ha mandato in punizione ad aiutare Hagrid a cercare un unicorno ferito, pensate un po', nella foresta proibita in piena notte. Non credo ci siano caramelle da prendere, quindi nessuna gelatina dal momento che le abbiamo già fatte. Ma ci ha detto Hagrid di seguire le tracce dell'unicorno, ovvero le tracce di sangue. E qua dobbiamo anche incendio. Esatto, dobbiamo incendiare anche la via. Speriamo ci dia un sacco di punti, Grazie, grazie, grazie. Perfetto, punti per Grifondoro ne abbiamo? Manco per niente. Maledetta la McGranit che non ci dà neanche punti. Andiamo allora. Tracce di sangue di unicorno. Qua probabilmente, se non ricordo male, dobbiamo fare qualcosa del genere. Sarebbe logico. Flipendo! Flipendo! No! Flipendo! Non è così, ragazzi. Qua dobbiamo far cadere l'albero. E io me lo ricordo bene questo. Ma come si faceva? Difficile dirlo. Difficile dirlo perché io non ricordo. E se vado a fare così, devo farlo senza mirare. Flipendo caricato! Ah, perfetto, non serviva a mirarlo. Scherzavo. Ci facciamo così il nostro bel ponticello. E la musica diventa interessevole, ragazzi. Tanto che cerco di cadere. Qua c'è sangue di unicorno, lo seguiamo. Vediamo un po' dove ci porta. La foresta proibita è tanta roba. Ma qua troviamo le ultime gelatine rosse. Ma seri? Ok, qua so come funziona. Prendiamo l'ovetto. È il momento giusto. Vai. Prima che ti... Grazie. Ok, prendiamo anche questa. Aspettiamo che il troll vada nell'altra buca, se vogliamo. E aspettiamo che faccia il giro. Wingardium ovo, uovo, quello che è, grazie. Ok, intanto qua però vedo un sacco di gelatine. Tutti i gusti più 1, 92, 93, 94, ragazzi. Siamo molto molto vicini alla quota 100. E poi potremo anche mandare in pensione Harry Potter. Pensate un po' le big cose che possiamo fare. Immagino qua ci sia un bel incendio da fare. E certo, come neanche a dirlo. X, cerchio, quadrato, cerchio, X, cerchio, quadrato, cerchio. E questo, scusate, ho frenato un attimo il nostro tasto. Sono tre, ragazzi. Me ne mancano davvero poche. Spero di prenderle tutte adesso, così almeno recuperiamo anche il quadro nel castello superiore. Ok, ce ne mancano tre, ragazzi. Se non mi date tre gelatine tutti i gusti più uno smatto, ve lo dico. Allora, ah, questi sono belli, me li ricordo. Flipendo, flipendo 2, flipendo 3, flipendo incendio. Incendio! Esatto. Ok, X, cerchio, triangolo, quadrato. Grazie. Lui dovrebbe darmi qualche gelatina. Grande così, perfetto ragazzi, siamo a quota 100, GG. Ok, siamo arrivati da qua. Dobbiamo seguire il sangue di unicorno. E infatti è qua davanti il sangue di unicorno. Ma siccome io sono un po' cattivello e so che qua c'è il sangue di unicorno, mentre da quella parte non c'è, io suppongo di dover andare, aspettate che ricordo la via. Non era questa, da questa parte. Perché un altro passaggio segreto? Perché sospetto, esatto, che qua intanto trovo altre gelatine. Qua posso farmi una pozione. Ecco perché fanno le cose belle. Che non mi interessa dal momento che sono full vita. Ma pensavo di trovare una figurina delle streghe e maghi famosi. Ricordiamoci però che lì possiamo rivitalizzarci nel caso. E soprattutto datemi un libro per salvare, perché mi piacerebbe averlo. Ok. Tartaruga! Ma tua mamma! Ok, ma ma... Aia, tua madre, tartaruga, è diventata rossa. A che pro mi diventa rossa la tartaruga? Ah, ma deve sputare qua? Sì? E una volta che sputa là, che fa? Devo usare la tartaruga in qualche modo. Aspettate. Qua c'è una lore, c'è un motivo se lei sputa fuoco così, Non è messa a caso. Ecco. Dovrebbe sputare qua. Ma non su di me, sulla porta. Ah, ma posso ancora... Aspettate. Tartaruga delle mie brame. Ok. E io ormai l'ho caricata. Quindi se lei sputa fuoco, no? Mi dovrebbe, a rigor di logica, dovrebbe aprirmi una porta qua.
Ragazzi, non capisco. Aia. Tartaruga. Lipendo. Oh, ah, ok, perfetto, lo so. Esatto, vedete che c'entrava il fuoco. Non capivo. Esatto, me l'ero immaginato che tutto ciò portava a questo, ma mi serve una rana. Oh, ciao Draco. Ah, Potter. Quello zoticone di Hagrid mi ha mandato a dirti che non abbiamo ancora trovato l'unicorno. Va bene. Senza una mappa, Hagrid sarebbe capace di perdersi anche nella sua capanna. Non perderti, Potter. Ricordati che questi boschi possono essere molto pericolosi. Io non vorrei dire, ma nel film tu scappi a gambe levate con Thor. Quindi, per favore, caro il mio bambino biondo, prima di perculare gli altri, ricordati quello che dici. Oh, salviamo, salviamo. Perfetto, perfetto. Andiamo a sovrascrivere. Vediamo un po' che percentuali. Siamo al 78%, ragazzi. Ci avviciniamo davvero alla fine, di Harry Potter. Ok. Incendio, incendio! Per dire. Ok. Cerchio, X, triangolo, cerchio, quadrato. E datemi i due punti a Grifondoro. Ma che vi costa? Su, via. Rane. Grazie. Probabilmente siamo davanti alla cazzin finale. Siamo molto molto vicini. Ok. Stavolta non mi freghi. Invece sì, perché si gira e mi butta al fuoco. Aspettate. Tartaruga dei miei stivali. Ciao. Via. Flipendo. No. Ok, perché questa roba. Ok, flipendo. Ah, la devo colpire all'ano. E ditemelo subito che è l'ano. Ditemelo subito che è quello il suo punto debole. Ma guardate un po' quanto danno mi fa la tartaruga. Flipendo. Allora, fermi tutti. Ora mi lancia il fuoco, la maledetta. Ok, che rimbalza. Ma io me ne approfitto perché ora sta ferma. Flipendo. E vado. Allora, parliamone, tartaruga. Parliamone. Flipendo. E mi becco anche il fuoco. Oh. Allora, ho capito che io devo aspettare il fuoco. Poi, quando lei è girata, devo fare così. E devo colpirla, dalla parte dove esce il meccanismo. Ok, che non voglio dire perché sarei scurrile. Andiamo. Vai, tartaruga. Ok. Stiamo attenti al fuoco. Ora è rossa. Girati. Ti puoi girare. Flipendo. Eccola. Ok. Stavolta ho capito. Perfetto, ragazzi. Il problema è che mi ha fatto un po' di danno. E la pozione rigeneratrice dell'altra volta, in realtà sarebbe stata comoda. Ciao Hagrid. Aspetta. Lasciami curare prima di far partire il dialogo. Ok. Ciao Hagrid, come va? Credo come che va la vita? La traccia di sangue dell'unicorno, Harry. Anche tu. Non riesco a capire chi o cosa stia uccidendo questi animali. Non ho mai sentito niente del genere. Ora in questi boschi c'è qualcosa che non dovrebbe esserci. Concordo. Sii prudente e non allontanarti dal sentiero. Se trovi qualcosa, chiamami. Vabbè. E ci lascia da soli. Cioè, lascia un bambino di 11 anni solo. Capite perché Hagrid ha qualche problema? Lo capite tutti? Io ve lo dico. Ok. Non ho troppe rane. E non ho neanche salvato. Quindi in realtà dovrei, nel caso morissi, riprendere da quella parte là. Ma spero non sia il nostro caso. Cosa c'è qua? Niente, un tronchetto della felicità. Allora, lassù si incendia. E c'è una scala. Da qua si prosegue, ma tutto mi fa pensare che devo fare un bel incendio e andare lassù in qualche modo. Triangolo, quadrato, triangolo, triangolo, cerchio, X. Ok. Ah, le brucio tutte e tre. Bravo così il mio Harry. Perché lassù ci deve essere qualcosa di strano, sappiatelo. Ok. Però qua io non ci posso arrivare, a meno che non uso il flipendo per fare così, ma non credo. Suppongo ci sia qualche meccanismo da queste parti che mi faccia poi andare lassù. Sto andando per esclusione, ragazzi, Eccola là. La tartaruga, quella bella. Aspettate che torno indietro e cerco di capire se posso salire lassù in qualche modo. Anche se sospetto di no. Però Harry in realtà si sa arrampicare per bene, quindi magari sì. Esatto, scherzavo, possiamo farlo. E allora... Grazie. Va bene.
Arrampicati lassù. Bravo. E qua cosa c'è? Una porta, ragazzi. Caricamento. Credo di essere arrivato alla cutscene finale con l'unicorno, eh? Esatto. Guardatelo un po'. L'ubriacatore di sangue di unicorni. Ciao. Come la va? Tutto buio. Bello. Morto. GG. E però, ragazzi, a questo punto torno indietro, ma credo... No. Quella tartaruga serviva per raggiungere, Harry, credo, una figurina. Appena in tempo da un centauro, Fiorenzo, e sulla sua groppa cavalcò finché non fu al sicuro. Vero? Fiorenzo spiegò che il sangue di unicorno ha il potere di mantenere in vita chi è a un passo dalla morte. Harry capì che la figura incappucciata che aveva visto nella radura altri non era se non colui che non deve essere nominato. Voldemort. E l'hai appena nominato. Vai, niente. Ragazzi, abbiamo failato. Ve lo dico, io pensavo che... Hai corso un brutto pericolo, Harry. Una creatura che uccide un unicorno e beve il suo sangue deve essere evitata a qualsiasi costo. Concordo. Se si trattava di voglio dire, colui che non deve essere nominato, allora ti conviene stare in guardia. È un nemico molto pericoloso. Ho un regalo per te, Harry. Ah. L'ho fatto io stesso. So cos'è. Un ombrello? No, non è vero. L'ombrello in realtà è la bacchetta magica. Prendiamo così il flauto, ragazzi, che ci servirà, sarà indispensabile, contro un simpatico amico. Su alcune creature la musica ha un effetto molto rilassante. Sì? Se suoni la melodia giusta, potresti anche riuscire a farle addormentare. Speriamo. Per questo motivo che suonavo sempre al mio Fuffi. Ok. Prova a suonarla al Barbagianni di cui mi sono preso cura. Ha bisogno di dormire. Gli spoiler quelli belli. Ok? Triangolo, cerchio, quadrato, X. 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 Molto carina la musichetta, eh? Quanto ci vuole per far addormentare il gufo? Di norma, di grazia? Ok, ce l'abbiamo fatta. Bravi così. Veloce come la luce. Spero che con Fuffi... Ma non dirlo, non spoilerarlo, maledetto. Okay. Grazie ancora, Harry. Sei un vero amico. Certo. Il problema qual è, ragazzi? A questo punto andiamo a prendere il ritratto al terzo piano. Ah, ok. Ho condotto qualche ricerca su Nicholas Flamel, il mago di cui ha parlato Hagrid. È il creatore della pietra filosofale. Pare che sia in grado di garantire la vita eterna. Vero. Se si trova qui, è probabile che Piton stia cercando di impadronirsene. Si mormora che sia coinvolto anche tu, Seiki. Dobbiamo trovare un modo per eludere la sorveglianza di Fuffi. Credo che la pietra sia nascosta proprio lì. Io e Ron ti raggiungeremo al terzo piano, vicino al passaggio che porta da Fuffi. Dobbiamo trovare la pietra per primi. Ragazzi, Lo sapevo. Certo. Si sta aprendo l'ultimo arco narrativo di Harry Potter. Siamo davvero vicini. Ma quello che voglio fare ora è capire dov'è la foresta proibita. Perché ho failato e là c'è una figurina, guardate come ve lo dico. E tutto mi suggerisce che sia non questo, questo è il campo da Quidditch, se non ricordo male. Ok. Dobbiamo trovare la foresta proibita, ragazzi. In qualche modo. Campo da Quidditch, non è questo. Come si raggiungeva la foresta proibita? No, qua c'è la zona del robo, del cervello, là non c'è nulla. Devo guardarmi attorno, tornare là, prendere quella tartaruga maledetta che ci servirà assolutamente, perché lì va sbloccata una figurina, guardate come ve lo dico. Devo anche tornare poi a prendere il quadro e anche le figurine quelle gialle, o meglio le caramelle quelle gialle. Vediamo un po'. Qua torno indietro, torno alla capanna di Hagrid. Se non ricordo male è dalla capanna di Hagrid che si va nella foresta proibita, eh. Quindi da qualche parte dovrà pure essere. Quindi se non era qua nel cancello, sospetto sia non là, ma da questa parte. Vado a fare un giro, ragazzi. Appena riesco a trovare la zona della foresta proibita, continuiamo. Niente, ragazzi, non ho trovato la foresta proibita.
spero davvero di non pentirmi di ciò che è successo, perché non vorrei appunto che avessi failato qualcosa. Qua intanto c'è il castello superiore, mentre qua c'è il salone d'ingresso. Se non ricordo male, qua c'era tutta la zona con le caramelle gialle. A questo punto vado a terminare anche quelle, così andiamo nei rispettivi dipinti e facciamo tutto. Quindi vediamo un po' se è vero. Sì, ragazzi, qua c'è qualcosa di strano. Qua intanto apro questo passaggio, perché non ricordo dove mi porta. Eccola qua, ragazzi. Ce l'avevamo questa figurina? Probabilmente questa, quella che mi mancava. Sapete come ve lo dico? Eccola qua. Sì, sì, dovrebbe essere Salazar Serpeverde questo. Vediamo un po'. Salazar Serpeverde. Esatto. Ok, l'abbiamo recuperata, siamo di nuovo a quota 12, quindi siamo in pari. Però, in questa zona si nasconde tanto da fare, e quindi ce ne approfittiamo. Tipo, lassù vedo altre caramelle. Ok, quindi queste me le prendo e ci riportiamo ad un livello di caramelle tale 44, se vi ricordate. Galleria delle armature. Facciamo questo pezzo, perché non l'abbiamo fatto insieme. Credo proprio di no. E infatti qua... Ok... C'è un tempismo. Vai. Colpisci. 46. 47. Perfetto. Non c'è altro da fare. No. Non vedo neanche delle figurine né altro. Abbiamo rubato direttamente le nostre caramelle. Ce ne mancano tre, ragazzi. Quindi siamo molto molto vicini. Questo l'abbiamo fatto. Siamo arrivati, credo, da quassù. Quindi suppongo di dover andare da questa parte. C'è un ragazzo. Vediamo un po' che ci dice. Sta attento alle armature. Credo che Pix abbia in mente qualcosa. Va bene. Grazie per l'avvertimento. Questo pezzo lo facciamo insieme allora. Qua c'è un altro passaggio. Speriamo di trovare ciò che ci manca. Caricamento. Forse è questo il pezzo del livello. Aiutami, con le zucche. Harry. Esatto. Ti prego, aiutami a recuperarli. Ci proviamo. Ok, abbiamo fatto la sfida. Dovrebbe darci una nuova figurina streghe mai famosi. Che avevamo. Quindi anche questa l'avevo presa, eravamo a quota 13. Agrippa, esatto, l'abbiamo visto in un altro episodio. Già questo è tanta roba, abbiamo finito anche questo. Quindi vado a vedere cosa vuole Pix. Probabilmente lì troveremo le ultime caramelle gialle che non abbiamo ancora visto. E speriamo bene, perché credo ci sia un'altra sfida di Pix di quelle belle. Esatto, qua ci sono le caramelle che ci mancano, quindi di che stiamo parlando? Mi butto. Non c'è nessuno. Credo non serva a nulla, cioè in realtà questo ci serve solo. Levita. Leviti? No. Va bene, qua c'è un tempismo. Vado a fare così. E devo solo tornare indietro. Ok. Qua vado a fare così, però non posso tornare indietro dal momento che stiamo attenti ai colpi. Questo va fatto così, in modo tale che mi sblocchi anche l'altro tavolo. E supponevo fosse così. Quindi abbiamo sbloccato anche l'altro tavolo. Possiamo tornarcene indietro. E ragazzi, possiamo andare a prendere direttamente il dipinto rosso, quindi delle caramelle rosse, e quello giallo, perché in effetti abbiamo finito tutto. 50 su 50, 100 su 100. GG per noi. Quindi per prima cosa andiamo da Fred e George. Ma nella vita, qua noi possiamo entrare alla torre di Grifondoro. Sì. La parola d'ordine? Caput Draconis. Caput Draconis. Esatto. Non c'eravamo ancora andati. E non ricordo cosa c'è qua dentro. Non ci saranno gelatine, ma credo ci sia qualcosa di interessante. Magari proprio una figurina che ci manca. Vediamo un po', eh. Grazie per le gelatine tutti gusti più uno al cerume. La parola d'ordine per il ritratto è limonato. Spero che tu riesca a trovare il ritratto. Ti assicuro che ne vale la pena. Grazie Fred e Giorgio, dovevamo entrare per forza. Sento delle rane, quindi qua c'è qualcosa da vedere. Ok, rana, grazie, ma grazie mille. Qua cosa c'è? La gazzetta del profeta. Qua invece c'è il libro delle figurine streghe e maghi famosi che vediamo sempre. Qua c'è leggibiglietto. Siete pregati di tenere in ordine la sala di ritrovo. Grazie mille. Qua c'è qualcos'altro. No, in realtà è molto piccola. Beh, serve solo a questo. Quindi a questo punto vado a cercare il ritratto, ma so dov'è. So anche dove sta l'altro ritratto al piano superiore. Quindi ragazzi, andiamo a prenderci ciò che è nostro. Andiamo quindi dal nostro ritratto. Dovrebbe essere qui. No, la sala grande, scherzavo. È questa la porta. Sì, non mi ricordavo. Vediamo un po' cosa c'è.
Perché in teoria dovrebbe darci altri oggetti. Limonata. Credo proprio di sì. Limonata. Ottimo lavoro, giovane signore. Questa è la parola. Speriamo di sì. Ok, vedo se riesco a far funzionare i cardini, ma dovremmo esserci riusciti. Caricamento. Dovremmo arrivare in una nuova stanza e non ricordo cosa ti dà. La Nimbus 2000. Ok, ok. Eccola là che ci aspetta, la Nimbus 2000. Perfetto. E abbiamo la scopa di tutto rispetto. Ce la siamo meritata. Nimbus 2000, manico di scopa di ottima qualità, leggero e velocissimo. Grazie. Ok, abbiamo sbloccato tutto. A questo punto io tornerei al piano superiore, al castello superiore, andrei a prendere il dipinto e ci fermiamo così perché stiamo per sbloccare l'arco narrativo di Fuffi e l'ultimo arco in realtà del primo anno a Hogwarts, perché sarà un susseguirsi di cose. Non so bene se essere felice di questo, perché ve l'ho detto, io credo che nella foresta abbiamo lasciato una figurina streghe e maghi famosi e ne sono quasi certo di questo. Devo solo ricordarmi dov'è la foresta proibita. Quando me lo ricorderò, ragazzi, vedremo. Intanto qua cosa c'è? Castello superiore, perfetto, possiamo andare avanti. Eccoci qua, ragazzi. Andiamo, no aspettate, qua è il ritratto. Al corridoio proibito. Ah no, aspettate, è qua su il ritratto. Salve signora, signor tavolo. Ok, l'aspetto. Anzi, prima dobbiamo chiedere la parola d'ordine. Harry, hai trovato le gelatine che ci servivano. Antilupo. Grazie per le gelatine. Hai sentito anche tu puzza sì, per i calzini sì. di nostro fratello Percy. E non è facile. Grazie. C'è un mostro. Grazie per le gelatine, Harry. Va bene, cercheremo di farne buon uso. Va bene, ragazzi. Ringraziatemi. Tavolo, grazie. Sarebbe così gentile da tornare qua giù e permettermi di salire? Bene, comincio a levitare come se non ci fosse un domani. Non ricordo dove sta il ritratto. Da quella parte o da questa? No, da questa, perché quella è bloccata. Quindi per forza qua. Apri porta. Vediamo un attimo. E dovrebbe essere qua il ritratto. Esatto, ragazzi, esatto. E poi però dobbiamo andare al corridoio proibito. Riscattiamo così l'ultimo premio, ragazzi, eh? Con le gelatine abbiamo fatto il 100%. Con le figurine meno. Quindi speriamo di riuscire a fare anche quello. Ok? Antilupo. Giove, ce l'hai fatta, giovane Grifondoro. Sì, sembra quasi Sir Cadogan questo ritratto. Vediamo un po' cosa ci sblocca. Una figurina mi aspetto, non mi aspetto qualche oggetto. Ma magari mi sbaglio. E infatti mi sbaglio di grosso, perché sblocchiamo. Ok. Incantesimo respingente 2, un potenziamento del comune incantesimo respingente. Ragazzi, questo è bello. E soprattutto ci servirà. E sono contento di averlo fatto prima di finire il gioco, perché a questo punto lo possiamo utilizzare nell'ultimo arco, che è quello anche più difficile. A questo punto vado a salvare. Ok. Vado anche a sovrascrivere, ragazzi, perché davvero ci stiamo avvicinando all'80%. Siamo davvero vicini, perché non credo sia logico cominciare tutto l'arco del terzo piano a metà episodio. Quindi vi do direttamente l'appuntamento al prossimo. Magari mi informo off camera e vedo un po' se riesco a capire dove si ritrova in realtà la strada per la foresta proibita. Direi che ci vediamo direttamente alla porta del corridoio proibito a questo punto. Tavolino, grazie. Potrebbe raggiungermi, caro il mio tavolo? Di tanto in tanto dovrebbe levitare fin quassù, Se non ricordo male, altrimenti mi butto e via. No, eccolo qua. Bravo il mio tavolo, mi porti giù, grazie. Bravo così. E dovremmo, raggiungere a questo punto il corridoio proibito, ragazzi. E davanti alla porta del corridoio proibito vi dico che per questo episodio è tutto. Io spero che vi sia piaciuto e se così iniziate a mettere un mi piace, iscrivetevi al canale e fammi sapere sotto nei commenti che ne pensate. Trovate come sempre qui il pulsante per iscrivervi ad altri video. Io vi do l'appuntamento al prossimo e vi dico ciao a tutti!